Al mio fianco il presidente della Polisportiva Marina Residence, Giorgio Tore, alla mia destra Luca Petruzzo, direttore tecnico del torneo, responsabile dell'area tennis della Polisportiva. Presidente, intanto quanta soddisfazione c'è di ospitare questi campionati sardi di tennis che arrivano adesso al lato finale? Fase calda, una bella settimana, una bellissima serata anche questa delle semifinali. Sì, diciamo che è stato un onore e anche un grande orgoglio per noi organizzare per la seconda volta questi campionati. Già in passato li abbiamo organizzati con grande successo. Abbiamo voluto scommettere nuovamente, nonostante i tempi di crisi e tempi difficili come questi, perché insomma i soldi sono pochi per tutti, però una scommessa che abbiamo voluto fare e visto l'entusiasmo del pubblico, visto la grande partecipazione al record degli atleti, vista tutta la cornice meravigliosa e visto anche che abbiamo avuto la fortuna che il tempo ci aiutasse alla grande, così in questa bella cornice sul mare, in questi campi veloci, insomma, abbiamo una grande soddisfazione nel aver portato a termine con successo questa manifestazione. Tutti sono contenti e per noi è un grande onore, un grande orgoglio. Devo ringraziare ancora di più il nostro maestro Luca Petruzzo, che si è impegnato particolarmente in questa fase, e tutti gli atleti che hanno dato di tutto, perché è stato veramente un campionato entusiasmante e il pubblico ha gradito notevolmente. Devo ringraziare inoltre la federazione, devo ringraziare tutti gli organi preposti, i CONI e tutti quelli che ci hanno sostenuto ampiamente. Un'azione che può portare a qualche ambizione ulteriore o quali progetti sono anche per il futuro? I progetti sono quelli che noi qui stiamo cercando di fare una bella scuola tennis, e sono tanti bambini che vengono a giocare, tanti giovani, la Polisportiva è in crescita e questo è un bel riconoscimento per tutti. Luca, si parla spesso, no, di tennis come sport elitario, come sport magari di difficile come attuazione a livello di massa. Tu da istruttore cosa dici a questo proposito? Ma era così tanti anni fa, adesso è uno sport accessibile a tutti, quindi non era un discorso questo che poteva valere negli anni 70, negli anni, alla fine degli anni 70, ma adesso i numeri della federazione parlano chiaro, sono in costante aumento i tesserati FIT e questo è l'indice più importante, quindi vuol dire che il lavoro che svolge la federazione è quello giusto e noi cerchiamo di portarlo avanti dentro i campi da tennis con il massimo della serietà, sempre allineati con i loro obiettivi. Quindi, quali sono le difficoltà, diciamo, del tuo compito in questo particolare momento storico, e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista gestionale? Ma qui abbiamo iniziato non il 19 giugno, abbiamo iniziato molto prima a organizzare questi campionati con il presidente, con il consiglio direttivo, abbiamo iniziato un lavoro già diverso tempo fa, abbiamo contattato degli sponsor che hanno aderito alle nostre idee. È iniziato il campionato, siamo già passati due settimane, è stato difficile, faticoso, però sicuramente ci mancheranno queste giornate faticose ma molto stimolanti. Sabato alle finali maschile del singolare maschile e femminile, cosa abbiamo visto in questa settimana e cosa dobbiamo aspettarci dal gran finale? Ma sicuramente ci sono state delle conferme a livello femminile. Francesca Pino e Lisedini erano tranquillamente pronosticate tra le finaliste. Anche a livello maschile abbiamo comunque il pronostico dava sui nomi. C'è da dire che qualche giovane si è visto, in particolare abbiamo apprezzato molto Nicolò Pessi, un ragazzino veramente promettente, un bel giocatore. Speriamo che mantenga le promesse che ci sta facendo intravedere.